Come un fulmine a ciel sereno, è giunta la rottura della relazione nata tra le spiate mura di Cinecittà e del Grande Fratello 2023 e che vedeva protagonisti Greta Rossetti e Sergio Dottavi. Sembrava procedere al meglio, ma poi lui ha dato l'annuncio parlando di scappatelle di lei. Ora la paparazzata insieme a Roma.c'è qualcosa che non tornerebbe a tanti utenti sui social ed è a causa di una segnalazione riportata dalla esperta di cronaca rosa e di televisione Deianira Marzano. Greta Rossetti si diceva ferita dalle parole che Sergio Dottavi aveva usato online per motivare la rottura. Ma nel frattempo erano insieme al ristorante? Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e sulla mancanza di rispetto, aveva spiegato Sergio Dottavi nella prima storia Instagram pubblicata per dare il triste annuncio al fandom dei Sergetti, fondato a partire dalla prima scintilla scoccata tra lui e la 25enne all'interno del Grande Fratello 2024. Per galanteria aveva, poi, ritrattato per evitare che Greta Rossetti si beccasse troppi hater. Sembrava che la loro rottura fosse insanabile. Se mai la storia delle scappatelle fosse confermata potrebbero esserci state con Eugenio Colombo che intanto faceva l'amico di entrambi. Non solo, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è anche stato fidanzato con l'ex Geffina in passato. Infatti il povero Sergio aveva fatto un bello sforzo per accettare la loro amicizia. Chissà. Fatto sta che ieri Greta ed Dottavi erano a pranzo nella capitale e secondo una testimone avrebbero anche riso e scherzato ed in totale serenità. Ho appena visto Sergio e Greta a Ponte Milvio a mangiare. E ridono, appena ho preso il telefono mi guardavano, mi sono vergognata di fare la foto. Ha scritto l'autrice della segnalazione che poi ha riferito Deianira. Buffoni, perché non possono chiarire? Deciso a tavolino, scrivono dei fan su X.